muro di sabbia del vento, macchina incagliata, cioè insabbiata, e io esco per fare foto e video, e mentre Francesco spinge la macchina e Ahmed sta alla guida, e dal nulla spunta un bambino con la maglia di Suarez del Barcellona. Ma Io no! dico, ma da dove è arrivato? Scusatemi. Benvenuti in una nuova puntata di Umano. In realtà una nuova puntata, ma anche una nuova stagione di Umano. Siamo arrivati ormai alla terza stagione e vi ricordo che potete guardare queste puntate su YouTube, oppure, se preferite, potete ascoltarci su Spotify. Trovate tutto anche lì. Iniziamo questa nuova stagione con un ospite che sono super contento di avere qui stasera e tra l'altro è un ospite che osservo in realtà sui social da un po' di tempo, un po' inseguo e invece ho avuto la fortuna, il piacere di invitarlo qui ed è qui invece tra noi stasera, Sebastian Carozza. Ciao Seba, come stai? Bene, sento un po' la pressione per essere il primo ospite della nuova È stagione. una cosa, Un po' una responsabilità. sotto pressione, comunque tutto bene, grazie mille, contento di essere qua. E ti ho invitato perché io al di là del fatto che seguo il tuo profilo, diciamo in maniera anonima, o meglio, seguivo senza seguire, non so se ci sia un termine per questa cosa. Sbirciatina. Esatto, sbirciavo, diciamo, il tuo profilo perché alcuni amici mi uscivo ogni tanto e alcuni amici ogni tanto vedevo che mettevano, non so, dei mi piace piuttosto che condividevano qualche tuo contenuto e dicevo, ma chi è questo qui? E poi boh. Dopo un po' invece ho iniziato a seguirti davvero e ho scoperto che in realtà eri, abitavi a 300 metri Sì, da casa mia, ed è esatto. una cosa fantastica. E allora a questo punto, poi dopo, vabbè, appunto, mi sono appassionato invece dei tuoi contenuti e ti ho chiesto di venire qui stasera. Cosa fa Sebastiano? O perché, o meglio, ho iniziato a seguirti? Perché ha fatto dei viaggi fantastici. Ha fatto dei viaggi fantastici, ma soprattutto con un mezzo. E da qui basta. Puoi partire tu. Il mio gioiellino, una bella Renault 4 del 91, uno degli ultimi modelli. E diciamo che l'ho comprata 8 anni fa ormai ad Alessandria, non Alessandria d'Egitto, ma Alessandria in Piemonte. Mi serviva un'auto che spezzasse la routine quotidiana, quindi lavoro monotono, Bergamo d'inverno, sa essere veramente triste in alcuni giorni. Tipo oggi è una giornata un po' Un po' così. uggiosa, dà un po' Mi fastidio. serviva un mezzo che mi desse un po' di brio, di felicità, e ho trovato questa Renault 4. Ai tempi era rossa, ora la vedete bianca per motivi poi di sponsor e tutto il resto. E è nato un amore che dura tuttora, grazie a un magico impianto GPL. Posso circolare legalmente, lo dico, Dappertutto. non infrango nessuna legge. E comunque ho viaggiato parecchio, parecchio, sì. Ma come mai, partiamo dall'inizio, come mai una Renault 4? Nel senso, io forse perché la Bergamasco medio avrei scelto un Pandino 4x4, capito? Era uno di quei mezzi da battaglia, mentre Sì. invece di Renault 4 effettivamente non se ne vedono tantissime. Ma O magari nelle allora, nostre zone, mio padre ripeto. ce l'aveva quando era giovane, Ok. e fino a che ero piccolino, mio zio mi portava in giro con una Renault 4 rossa. E poi con i primi stipendi, comunque, il budget era molto risicato per cercare un'auto. La prima che ho trovato cadeva a pezzi, veramente, riuscivo a vedere l'asfalto da dentro, Ah, quindi quei ok, buchi, proprio. crateri enormi. È durata 3 mesi, poi l'ho rivenduta. Non un grande affare, mettiamola così. Esatto. E poi, come lavoro sotto confermato, subito sono corso in banca per indebitarmi, per Per comprarne un'altra. prendere Sì, esatto. Ed è spaziale. lei che tuttora Ok, c'è. persiste ancora. Ma invece parlavamo del fatto che appunto hai viaggiato tanto e a parte che poi prima appunto di registrare questa puntata sono un po' fatto scorrere il tuo profilo e ho detto ok, voglio vedere che domande posso fare a Seba stasera e mi sono accorto che in realtà viaggiavi, cioè diciamo prima che il tuo profilo fosse conosciuto avevi viaggiato comunque tanto con quell'auto. Sì, abbiamo iniziato perché eravamo in due prima, nel Ok. 2017, abbiamo fatto il primo viaggio in Grecia e in realtà era il mio profilo personale, cioè non pensavo neanche di fare chissà che, mettevo su una foto ogni 3 settimane durante il viaggio, ma poi
proprio una roba molto casereccia, certo, fatta senza pensare ai social, okay? Per chi, forse... scusate, per chi non ti interrompo, perché per chi giustamente non conoscesse il profilo di Sebastian è Turbolento, esatto, scritto Tour, quindi come se fosse un tour, un gioco di parole, esatto, ed è un profilo che in realtà è molto seguito, quindi per questo siamo poi arrivati appunto a parlare di viaggi e tutto. Dicevi, scusami, ti interrompo. No, dicevo appunto che è proprio stata una roba così fatta senza pensare, e poi in realtà questo anno di poi sono forse i viaggi che mi sono goduto di più, perché non hai poi la paranoia di dover fare cose, però vabbè, ci arriveremo dopo, certo, con calma. Partito con la Grecia, poi dopo due anni dopo il giro dei Balcani fino all'Albania. Ma era già come la vediamo oggi, nel senso, al di là del colore, aveva già la tenda da tetto, aveva no, già... i primi viaggi erano proprio fatti con una, okay, tenda normale. Descrivicela classica, un po' questa, per chi giustamente non conosce il tuo profilo, la non classica, conosce la tua auto, classica tenda 2 second che buttavi giù quando eravi nei campeggi. Alcune volte facevamo free camp, fornellino da campeggio, viaggi molto wild, molto wild, sì, esatto, l'auto non è assolutamente camperizzata. Tolti i sedili dietro e via, si partiva, si facevano le 3 settimane durante le ferie estive quando chiudeva l'azienda. Porco cane, cioè tante 3 settimane tra l'altro. Eh sì, durante l'anno erano le uniche 3 sì, di no, libertà. Chiaro, che lavoro facevi prima? Metalmeccanico, facevo metalmeccanico, attrezzista da banco, facevo un po', ero un po' il jolly in un'azienda qua a Bergamo. Ok. E appunto si sfruttava queste 3 settimane per viaggiare, e poi i weekend quando si poteva. Ma ci mettevi già le mani, cioè, o meglio ci metti oggi magari, sì, e ci mettevi già le mani sull'auto? All'inizio molto meno, okay, all'inizio molto meno, avevo un meccanico di fiducia e qualsiasi cosa portavo da lui, okay, poi col tempo per forza di cose, anche perché l'obiettivo è quello di fare viaggi più lunghi, i lavori che potevo fare io senza avere un ponte a disposizione per sollevarla, quello che potevo fare in garage ho iniziato a farlo, certo, in garage. Certo, certo. E tutto è cambiato quando poi nel 2020 abbiamo fatto un viaggio di beneficenza per il comune di Bergamo per raccogliere fondi destinati ai familiari delle vittime del Covid. Sponsorizzavamo un IBAN comunale e quindi non abbiamo mai raccolto soldi in prima persona, abbiamo stampato dei volantini con su l'IBAN del comune di Bergamo e li distribuivamo in giro per l'Italia. Quindi nel 2020, quando... immagino dopo la prima ondata, esatto, almeno se ricordo giusto, tra l'altro, sì, sì, esatto, dopo la prima ondata del Covid, iniziano a, tra virgolette, riaprirsi un po' le frontiere, diciamo, finisce, sì, il primo lockdown e voi invece avete iniziato a viaggiare. Esatto, abbiamo fatto un giro da nord a sud per l'Italia, abbiamo toccato praticamente tutte le regioni, siamo arrivati fino in Calabria, per poi risalire dalla Puglia, abbiamo fatto un giro sempre di 3 settimane, è stato okay, una bella tirata, esatto, mettiamola così, è stato molto impegnativo. E da lì poi quello che era il mio profilo personale è diventato poi Turbolento e ho iniziato a mettere su foto un pochino più studiate, certo, non c'era niente di che, e ho iniziato ad avere un buon seguito, diciamo. E la cosa è andata avanti negli anni fino a che poi comunque la macchina si evolveva, quindi magari abbiamo cercato qualche sponsor per il primo viaggio. Ma per esempio, scusami se ti interrompo, ma come è cambiata, o meglio, siete partiti per questo primo viaggio, e quindi mi immagino che la macchina fosse ancora banalmente rossa, sì, e poi come è cambiata, diciamo, nel tempo, cioè sia proprio, ti immagino che avete fatto anche delle modifiche all'auto. Sì, okay, allora il viaggio del 2020 abbiamo aggiunto una tenda da tetto, okay, da tetto degli anni 80. Quindi anche quindi lì in stile con l'auto, una delle prime tende da tetto, tra l'altro è un modello storico che ancora vive comunque. E poi sì, anche a livello di camperizzazione un attimino erano stati presi gli accorgimenti, magari i pannelli solari, certo, dove, per essere più anche, sì, cioè, autosostenersi, esatto, esatto. A livello di meccanica sì, qualche miglioramento, perché comunque è capitato di restare a piedi qualche volta. Poi da lì tutta esperienza, mettiamola così. Chiaro. E quindi sì, anche l'auto ha compiuto una bella evoluzione. Ha compiuto veramente una bella evoluzione. Adesso poi sarebbe da fermare e rimettere a posto come si deve, ma con calma. Ok. Vedremo. Ma invece come è cambiato il tuo... banalmente dicevi, facevo il metalmeccanico, oggi fuori onda dicevi non faccio più quel mestiere. Ma come è cambiato anche il tuo... cioè, immagino la tua vita, nel senso, banalmente
parti per un viaggio e facevi appunto un lavoro e poi i viaggi, vedendo anche il tuo profilo, sono sempre stati più lunghi e più impegnativi. Poi ti chiederò di un viaggione, però come è cambiato questo aspetto? Ma allora, diciamo che sono partito appunto, è cambiato tutto in realtà nell'ultimo anno e mezzo, ultimi okay. 2 anni, ho vissuto 10 anni in 2 anni, infatti sono diventato brizzolato a livelli clamorosi perché non poteva essere altrimenti. È cambiato tutto, soprattutto lavorativamente parlando, perché avevo deciso di mollare il lavoro prima di partire, avevo l'opportunità di mettermi, come si dice, in aspettativa, okay. ma ho deciso di licenziarmi perché non ero più felice. Cioè non era... Sapevi che non saresti più tornato indietro. Sapevo che non sarei tornato indietro e che forse quella non era la mia strada, ecco. Quindi magari tu ti sforzi di far andare bene le cose, ma dentro di te già sai che non è così. E quando sono dovuto poi tornare, per una serie di vicissitudini, sono dovuto tornare in Italia, sono dovuto rientrare, mi sono trovato al punto di partenza, tra virgolette, non avevo in mano niente, se non una cosa a cui io non davo importanza, ma che era tutte le esperienze che avevo con i social, perché senza rendermene conto, dal nulla avevo tirato su un progetto che ancora non camminava con le sue gambe, ma ci mancava veramente poco. Ok, quindi c'è una skill che non pensavi di avere, o esatto. comunque non ti eri accorto che in realtà c'era già. Non mi ero accorto di avere, però probabilmente se ci ragiono ce l'ho sempre avuta. E mi si è aperta l'opportunità lavorativa e sono stato contattato da uno di quelli che era già un mio sponsor e mi ha proposto di entrare in questa azienda come social media manager per occuparmi dei social, perché volevano rilanciare l'immagine dell'azienda, e tuttora sono lì e mi trovo veramente molto bene. Cioè, ora fai questo? Faccio questo di lavoro e sono molto felice, perché al di là del lavoro che mi piace, l'ambiente che ho trovato, dal titolare dell'azienda ai miei colleghi, cioè andare al lavoro col sorriso non è una cosa scontata. Assolutamente, e sono no. molto felice di alzarmi al mattino per farlo, ecco. Sono super contento per te, è bellissima questa cosa da sentire, cioè, sembra una stupidata, ma sono passati diversi ospiti qui, non tantissimi, però qualcuno ha una passione accanto ad un lavoro, mm-hmm. e magari dice: cavolo, se riuscissi a lasciare il mio lavoro per seguire soltanto la mia passione e farla diventare un lavoro, sarebbe davvero fantastico. E vedere qualcuno che magari anche senza accorgersene, però ce l'ha fatta in questa cosa, è davvero bello, è proprio bello vedere sì, questa cosa. È arrivato cosa. Proprio nel momento in cui pensavo, in cui ero proprio più giù, perché poi è successo un'altra cosa che mi aveva proprio lasciato sotto un treno, certo. mettiamola così. E proprio nel momento del bisogno ho avuto i miei 2 angeli custodi che invece mi hanno dato questa possibilità e indirizzato verso questa poi sia nuova strada sia anche nuova vita, diciamo. Certo, ma invece l'altra domanda che appunto magari chi sta ascoltando questa puntata su Spotify magari intanto ha cercato il tuo profilo e sta guardando e si accorgerà che c'è un sacco di deserto. Quindi, c'è un sacco di deserto. Come sei finito nel deserto con l'Areno 4? Allora, in realtà l'idea originale che avevamo io e la persona con cui stavo sì. era di fare il Mongolo Rally, che è una competizione benefica che parte da ogni parte di Europa prevalentemente. La partenza ufficiale ce n'è una in Inghilterra, l'altra in Repubblica Ceca, e con macchine tra virgolette scassate si arriva fino... In realtà prima l'arrivo era in Mongolia, poi l'hanno spostato in Siberia, a Ulan-Ude. Ok. L'arrivo del Covid e l'arrivo della guerra hanno fatto slittare questa competizione, per tuttora non è non completa. C'è. Quindi dopo 2 anni che slittava mi hanno detto facciamo qualcos'altro. Ah, perché voi siete tornati giustamente dal viaggio del 2020, quindi dal viaggio benefico. Sì, che comunque ancora lavoravamo, quindi okay. noi lavoravamo. Quindi siete ritornati alle vostre sì, vite. Okay. E avevamo pianificato questo grande viaggio che doveva essere proprio il viaggio... Quando senti la necessità di farti un viaggione, di ho tanto da dare, voglio proprio vivermi questa avventura in un modo diverso rispetto alle solite 3 settimane. E lì è scattato il click del fatto di dire ok, guarda, sì. Lascio il mio lavoro perché penso che questa sia sì, la mia strada. Già okay. avevo dei problemi, quindi ho preso la palla al balzo, ho detto ma chi me lo fa fare poi di tornare? A prescindere da come va il viaggio, ma chi me lo fa fare di tornare qui? Ok, quindi era lì è stato il passaggio che sì, okay, volevo capire questa sì, cosa, perfetto. Sì, esatto.
E allora poi abbiamo deciso di andare, in realtà siamo partiti per andare in Marocco, ma non sapevamo nemmeno dove saremmo arrivati, Senegal, Gambia. Sì, verso sud, basta. Verso sud, okay. Fin dove possiamo arrivare, vediamo. E poi in realtà siamo arrivati in Marocco, abbiamo fatto prima tutta la Francia, tutta la Spagna, siamo entrati in Marocco e ci siamo trovati veramente molto bene. Ferma, interrompiamo un secondo la puntata per dirvi che se siete delle persone fuori dall'ordinario oppure conoscete qualcuno che fa cose fuori dall'ordinario e volete segnalarcelo, ditecelo, scriveteci nei DM di Instagram sotto i commenti di questa puntata su YouTube in modo che possiamo intervistarlo e potrete ritrovarlo qui ad Umano Podcast. Abbiamo fatto più o meno i primi 3 mesi, eravamo in 2. Poi dopo le vacanze di Natale sono tornato da solo e quindi ho fatto poi 3 mesi da solo e in quei 3 mesi sono successe cose che non mi aspettavo, diciamo. E penso tuttora ai 3 mesi di svolta della mia vita, sì, insieme agli ultimi 7. Sì, diciamo che quel periodo di 3 mesi nel deserto da solo in Marocco sono stati forti e molto intensi e penso i migliori della mia vita, preso. Cioè, se si può riassumere, oppure se ci puoi dire qualche cosa che è successa che dici, cavolo, questa cosa quasi ci penso oggi, è stata... Ma la prima che mi viene spaziale. In mente, sono successe tante. Perché poi, scusa, cioè, io mi immagino, perché tanto che tu parli, chiaramente mi immagino e ricordo le foto che ho visto sul tuo profilo, quindi se qualcuno appunto state guardando o ascoltando questa puntata, davvero andate a guardare le foto, perché secondo me lì si connettono le cose, ok? Quindi qualcosa che appunto, ripeto, è successo in quel momento. Sì, avete tante cose dei viaggi vari, poi sono state rimosse dal profilo, come dire, adesso non è più quel profilo, okay, che era prima. Certo, sì, chiaramente è diventato più un profilo, diciamo, per personale, lavoro, e quindi sì, è cambiato. Adesso, da che si viveva di quello, adesso invece è proprio un profilo personale. Okay. E diciamo che l'esperienza, una delle più forti, avete il fatto che mi trovavo in una specie di oasi. Vabbè, questa è una storia allucinante, però vabbè, e non è nemmeno questa la più allucinante. Siamo partiti con una Renault 4 per andare, con la mia Renault 4, certo, per andare nel punto più alto, con le dune più alte di tutto il Marocco, si chiama, ok, Gshigaga, ed è raggiungibile ovviamente solamente da 4x4 e SUV. La Renault 4 non è né un 4x4 né un SUV, ma la Renault 4 ignorante non lo sa, non lo sa. quindi ci va lo stesso. Ero stato qualche giorno appunto in quest'oasi con il buon Ahmed rinominato El Loco, e mi guarda e mi fa: ma perché non andiamo? Con lui parlavo francese, dopo 6 mesi più o meno ho iniziato a parlicchiare francese, e perché non andiamo lì con la Renault 4? Mi guarda e faccio: ma te sei pazzo, ma come facciamo? Mi fa: sì, togliamo tutta la camperizzazione, togliamo la tenda, togliamo tutto e partiamo. Eravamo io, lui e un altro ragazzo, Francesco, che mi ha raggiunto a caso nel deserto. Lui nemmeno mi seguiva. Ma non ci credo, ma l'ha fatto a Beccardi. E la sua ragazza gli ha detto: guarda che c'è nello stesso paese dove sei tu, c'è questo Sebastian, raggiungilo. Lui mi ha scritto, ci siamo... Beccardi, siamo partiti. Ma non ci credo. Siamo partiti e ovviamente dopo un'ora di strada ci siamo insabbiati sul letto del fiume, che alla fine c'è la sabbia proprio quella che non riesce a passare. Tempesta di sabbia però nel mentre, quindi c'è un muro di sabbia del vento, macchina incagliata, cioè insabbiata, e io esco per fare foto e video, e mentre Francesco spinge la macchina e Ahmed sta alla guida, e dal nulla spunta un bambino con la maglia di Suarez del Barcellona. Ma no! Io dico: ma da dove è arrivato, scusatemi? Da dove è arrivato? E non capivo. Poi mi sono voltato e ho visto che c'erano delle capanne dei nomadi, quindi la popolazione nomade che viveva poi un tempo lungo quelli che erano i fiumi, alcuni tuttora non si sono spostati, e da nulla ho visto sbucare questo ragazzino che ci ha dato una mano per uscire dal letto del fiume. È stata una delle cose più inappropriate. Era un'apparizione, mezzo a nulla. Ma non ci credo. Allucinante. Poi siamo riusciti a ripartire, poi ho spaccato la macchina in quel viaggio lì. Però siamo arrivati a destinazione, nel ritorno abbiamo visto le antilopi,
No, è stata una cosa molto forte. Poi mi trovavo, siamo partiti in un'oasi in costruzione, ho conosciuto questo signore a mezzo. Cosa vuol dire un'oasi in costruzione? Scusa. Difficile da spiegare. Okay. Sono arrivato a Mamid, che è una cittadina molto piccola, prima appunto di queste grandi dune, e il turismo lì arriva perché prende il SUV e va nelle grandi dune. Okay. Non è che ci siano grandi alberghi o grandi centri, è proprio solo di passaggio. Io, quando sono arrivato in macchina, sono stato fermato. Ovviamente sei un turista, ti fermano per proporti tour, cose. Chiaramente. Ho detto, guarda, non mi interessano. Io voglio un posto dove dormire con la mia macchina tra le dune. Sì, chiamo mio amico. E arrivano, mi porta a questo posto, arriva Ahmed con un motorino, io ancora non conoscevo, e mi porta tra le sue capanne, che erano effettivamente in mezzo alle dune, dune non altissime, a un paio di chilometri dalla città, però in mezzo alla sabbia, posto in perfetto. Mezzo alle dune, era bellissimo, ci potevo arrivare con la mia macchina. E sono rimasto lì un paio di giorni, poi ho iniziato a conoscerci meglio, e gli faccio, ma tu cosa vuoi fare qua? Aveva qualche capanna, cioè qualche capannina con un letto matrimoniale, un bagnettino, ma una roba poco curata, non... vorrei fare un camp dove i turisti possono venire a dormire. Faccio, ma non è che i turisti non vengono a dormire qua, spendono 10-20 euro in più, vanno tra le dune più alte. Chiaro. Dove ci sono anche camp un pochino più belli. Certo. Ahmed, ti voglio bene, però... Però cosa devo dire? E lei gli ha dato l'idea di fare un area camper. Fai un area camper, metti giù qualcosa, un po' di bagni, un po' di corrente elettrica, metti giù un po' di verde. Lui ha fissato col Green Sahara, le Sahara verde, era fissato. Perché aveva effettivamente un fiume che passava a 9 metri sottoterra, okay. Era pochissimo. In un camping in cui siamo stati avevano l'acqua a 100, quindi lui era veramente fortunato. E aveva una pompa vecchissima che per farla partire gli partiva ogni volta un braccio. Ho avuto l'idea, facciamo una raccolta fondi online e chi dona 50 euro, almeno 50, quando viene qua non paga le notti. Chi dona 100 non paga le notti, è un tagin. Tanto alla fine chi viene non si ferma più, sì, di, certo. Più di una settimana, difficile. Abbiamo raccolto 1200 euro in 3 giorni. Sì, sono tantissimi. Sì, è andata molto bene e siamo andati a prendere i pannelli solari, una pompa a immersione elettrica ed è partito il progetto. Quindi abbiamo iniziato a piantare le prime palme. È stato molto bello. Adesso spero presto di andare giù a vedere l'avanzamento dei lavori. E io non ho voluto niente da lui e non vorrò niente. Mi fa, questa sarà per sempre casa tua e per me basta e avanza. Diciamo. È una cosa che fa venire i brividi sentirla, davvero è spaziale. E come si, cioè, ma un viaggio del genere si organizza? Cioè, nel senso, ci sono delle cose che puoi organizzare oppure qualche consiglio di viaggio, metti che qualcuno appunto volesse intraprendere un'avventura del genere. Ma allora sì, puoi organizzarlo, però tanto se è una cosa che ho imparato, che forse io non sono bravo a organizzare, e fin qua ci siamo. Però gli imprevisti ci sono sempre, una cosa da organizzare bene poi è magari in mezzo, quindi camperizzarlo in un modo per non avere, essere più comodi possibile, anche se poi tanti magari lo fanno con un van o con un camper, e un Areno 4 farci star tutto era impossibile, quindi per forza di cose abbiamo dovuto fare un esercizio anche a livello mentale, quello di spogliarsi delle cose inutili. Certo, e ti costringe a questa cosa qua, chiaro. Esatto, è un esercizio che poi applichi anche la vita di tutti i giorni, però vabbè. E quindi sì, l'unica cosa è magari il tragitto, alcune zone che magari possono essere pericolose, okay, ma non nel caso del Marocco, perché mi sono sempre sentito in sicurezza, anzi, veramente è stato molto bello anche da questo punto di vista l'accoglienza e il cuore delle persone. Quindi grandi consigli su organizzare non ce l'ho, anzi il consiglio è un po' più il contrario, pensare meno di organizzarlo e più di farlo. Tante volte con la paura di non essersi organizzati bene si è magari un pochino... Sì, più diffidenti magari anche diffidenti. Su quello che ti capita. Esatto. Quindi ti capita nel viaggio. No, il consiglio che do è di partire, poi le difficoltà in qualche modo le si affrontano. Quando sei dentro è molto più semplice rispetto a quando non lo sei effettivamente. Magari tu pensi, oddio, se mi si ferma la macchina cosa faccio, cosa combino? E in realtà se ti si ferma la macchina poi la soluzione ce l'hai dopo 2 secondi. Faccio questo o faccio quello. In un paese come il Marocco, se ti si ferma la macchina, tempo
o 10 secondi e hai almeno 4-5 persone che vogliono aiutarti. Davvero? Quindi sì, sì, sì. Quindi... E Linus, per esempio, non, cioè adesso mi magari dirò una frase, verrò additato da tutti, però io ho una domanda che mi faccio. Ok, 4-5 persone accanto, però non le conosci. E quindi, no. Cioè, come fai a... Adesso dirò la frase che non bisognerebbe dire, o forse... come fai a fidarti? Nel senso, cioè, è un esercizio, penso, anche personale... enorme, cioè credo, affidarti nelle mani di qualcuno. Credo che vada molto a sensazione. Per esempio, nei primi giorni a Tanger siamo, tra virgolette, sequestrati in un negozio e non ci lasciavano uscire finché non abbiamo dovuto pagare una determinata somma. Nelle grandi città è una pratica abbastanza comune, soprattutto quando vedono che sei un turista di primo pelo. Ci sta. Era il secondo giorno in Marocco e dopo 6 mesi non sarebbe mai successo, ma non si sarebbero azzardati perché mi sarei comportato in maniera totalmente diversa. Certo. Ma al di là di quello, penso che le sensazioni facciano molto, e magari anche un po' il luogo, brutto da dire, però nelle grandi città c'è da stare un pochino più diffidenti, mentre nei piccoli villaggi, nelle città più piccole, dopo 6 mesi che ho vissuto lì, posso tranquillamente dire che persone con un cuore così grande, ho fatto fatica a incontrarle, e quando sono tornato in Italia ho avuto un po' di problemi, diciamo, perché non ti saluti neanche col vicino di casa, mentre nella città in cui ho vissuto per 2 mesi camminavi per strada e tutti ti salutavano. Chiedevi a qualcuno il venerdì, che è il giorno del couscous, dove potevi andare a mangiare un buon couscous, e ti invitavano a casa. Quindi è una bella differenza rispetto, esatto, a... anche in zone molto più povere, comunque, dove c'era gente che aveva poco o nulla, ti donava tutto quello che aveva, e quindi senza voler nulla in cambio, assolutamente, anzi. Quindi no, mi sono, diciamo, buona sensazione. Poi quando sei lì, sì che le cose cambiano. E un'altra cosa invece che volevo chiederti è tutta la parte, diciamo, più dei social, che si vede tanto, ma sì, io magari capisco poco, ma perché non capisco come un po' le cose siano sostenibili e un po' alcune cose come funzionino, ma ripeto, non parlo dal punto di vista economico, ma cioè come si può come si fa anche, magari, perché poi l'abilità penso che sia anche quella, a raccontare un viaggio del genere attraverso una telecamera. E te lo dico perché, ripeto, prima dicevo faccio questo di mestiere, però sai, quando, come dicevi tu prima, quando sei dentro le cose, magari banalmente ti si rompe la macchina, la mia preoccupazione andrebbe subito sull'auto e meno giustamente sul magari riprenderlo, perché sarei più preoccupato di quello, però ripeto. Ma sono d'accordo, cioè nel senso che anch'io inizialmente non sono stato molto bravo a raccontare il mio viaggio. L'ho raccontato forse meglio attraverso le foto, che mi riescono decisamente meglio rispetto a... Non ho la prontezza di mettermi lì a fare un video quando capita qualcosa. Ok. L'ho fatto nel momento in cui abbiamo fatto questo grande viaggio verso le grandi dune, ma perché ero tranquillo. È una situazione in cui non potevi scappare, cioè c'eri dentro, quindi se ti fermavi quei 30 secondi in più a fare un video non sarebbe cambiato nulla. Se ti fermi la macchina per strada già è molto diverso, e non ho la prontezza di farlo, e non penso di aver raccontato alla grande il mio viaggio. E anzi, l'ultimo periodo i social li ho vissuti abbastanza male, nel senso che viaggiare con la telecamera è un conto, viaggiare senza è un altro. Me ne sono reso conto, è venuto un ragazzo a trovarmi e aveva sempre in mano la telecamera, e io ero un po' a disagio. Io e l'altro mio amico, ho conosciuto poi in questa città in cui sono stato 2 mesi un ragazzo marocchino che viveva a Sassuolo. Ok. Che tra l'altro io ho un sacco di amici a Sassuolo, amici in comune, roba non abbiamo capito com'è sta roba, roba assurda. E avevamo un po' a disagio, cioè, lì mi sono proprio reso conto che viversi il viaggio con una telecamera e viversi il viaggio senza, c'è un abisso, è veramente un abisso. Quindi negli ultimi 3 mesi ho fatto molta fatica a raccontare le cose, e ero anche un po' saturo dei social in realtà, perché mi sono reso conto che quelli che poi erano i miei competitors, mettiamola così, ma sì, non è nemmeno il termine giusto, poi in realtà quello che si vede non è reale. In tanti, tanti profili fanno vedere tutto bello e luccicante, in realtà non è vero, il viaggio poi non è quello. E quindi io sì, ho un po' sofferto. Sì, diciamo. Cambi, cioè è difficile da gestire comunque come cosa. E invece
oggi, quando appunto tra l'altro ci siamo sentiti qualche giorno fa, qualche settimana fa ormai, e si parlava, no guarda, non riesco a venire prima di questa data perché devo fare, vado a fare la mezza maratona. Tra l'altro io non ti ho chiesto nulla e poi per caso domenica ero in centro Bergamo e ho scoperto qual era la mezza maratona che dovevi fare. Era quella appunto di Bergamo. Ma sapevo neanche, di casa, sì. Non sapevo neanche ci fosse, ero proprio... E lì mi sono detto, e poi anche lì appunto ne hai raccontato un po' di questa maratona sul tuo profilo, questa mezza maratona, e volevo chiederti questa cosa qui, se... Cioè, se a me è parso, poi ripeto, magari ho sbagliato tutto, che le esperienze che hai vissuto in realtà abbiano, ti abbiano permesso di fare una cosa che magari non ti aspettavi prima, nel senso che non so se prima invece correvi ed eri un po' di sta... È una bella domanda questa, eh? Però cambia tanto, è una mia impressione. Domanda, perché nei tre mesi, che ho con la mia ex ragazza, sai, sei in due, quindi non è proprio uguale. Cioè magari ti spalleggi a vicenda o certo. Comunque certe esperienze magari non le fai. Se sei da solo invece sei tu da solo, non hai via di scampo, devi fare le cose, se no non sopravvivi, devi parlare con le persone, proprio aprirti al 100%. Certo. E una cosa fondamentale, che perlomeno è stata per il mio cambiamento, è vedere nelle altre persone che non mi conoscevano lati di me che non pensavo nemmeno di avere. Quando ti relazioni con una nuova persona che è in grado di vedere delle qualità che hai ma che tu non riesci a vedere perché magari sei abituato a rispecchiarti sempre nel solito specchio che non è reale in realtà, ti dà sempre la stessa immagine anche se tu cambi perché le persone sono abituate a vederti in un determinato modo. E ho iniziato il mio periodo di cambiamento in Marocco nei tre mesi. Quando sono tornato ho ripreso diciamo un po' le vecchie abitudini e non mi piacevo più, cioè non, ero arrivato proprio a un momento di rottura, poi è finita la relazione dopo quasi 7 anni, quindi mi sono trovato proprio nel momento più... C'era un turbinio sicuramente. Più duro, perché non avevo lavoro, non ce l'avevo, il progetto per forza di cose era fermo e voglia di andare avanti non avevo, cioè addirittura per qualche tre mesi ho tolto i social, non volevo più saperne niente. E un giorno sono uscito a correre e non hanno più smesso. Sono tornato a casa e stavo bene, e un po' la corsa, un po' comunque letture di vario tipo mi hanno tirato fuori da questa situazione. Adesso da che dicevo sì, tanto è una settimana che lo faccio, chissà quanto dura, sì, sono 2 settimane che lo faccio, chissà quanto dura, oggi sono 7 mesi, ho fatto la mia prima mezza maratona domenica, mi sono iscritto a una prossima maratona che ci sarà a Brescia tra un mese e via. Quindi sì, è proprio un esercizio a livello fisico, ma anche a livello mentale, ti insegna anche a non mollare e a darci dentro. Sì, la corsa incredibile perché fino a 8 mesi fa pesavo 15 kg in più, non mi piacevo lo sport, non... dal divano era bello, ma poi farlo certo. Non molto, invece adesso invece sì. Funziona. È spaziale. Io ti ringrazio tantissimo Sebastian per essere venuto qui stasera a raccontarci queste cose, anche perché ripeto, vedevo e mi ha detto quella persona la voglio proprio conoscere, e sai quando ti accorgi di qualcuno o parli con qualcuno o ti raccontano di qualcuno e dici cavolo, però sarebbe interessante scambiare 2 parole, e con te è proprio successa questa cosa, e quindi sono davvero stra contento che tu sia passato qui. Grazie a te per avermi invitato. Assolutamente. E io vi ringrazio tantissimo invece per aver ascoltato questa puntata o aver guardato questa puntata su YouTube. Appunto, vi ricordo, la potete guardare su YouTube, la potete ascoltare su Spotify, e noi invece ci vediamo nella prossima puntata di Umano. Grazie ancora Sebastian, è stato uno strapiacere. grazie grazie. Ma strafigo.